It's so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here No care if it hurts Good Buonasera e grazie a tutti, a tutti voi per essere qui, per questa iniziativa che ha, ha avuto la cooperativa Enea, la cooperativa Iride, insieme al, che portano ormai avanti questo progetto del secondo anno, grazie al Comune di Pianopoli che tra l'altro ha dato anche questo spazio, che eh, gli ospiti di queste due cooperative eh, tendono, a, come provano a tenere pulito. Questa sera abbiamo voluto eh, la presenza di Monsignor Serafino Parisi, eh, che ringraziamo per essere qui, e eh, ringraziamo anche Don Tommaso Buccafurni, che è vicario del vescovo, come ringraziamo il neo-presidente della Croce Rossa, che è qui con i suoi volontari, con il corpo militare, con le Croce Rossine. Eh, Vista l'importanza che ha sul territorio la Croce Rossa, per noi è veramente eh, una gradita presenza perché ci dà ancora di più il senso dello stare insieme, di questa iniziativa che vi dicevo ha preso il via anche grazie ai giovani che sono ospiti di Iride e di Enea. Io ho fatto questa brevissima introduzione ma passo subito la parola a... Alla sindaca, un po' per il tempo, ma anche per il caldo, perché per tutti noi è un po' difficile. Buonasera a tutti voi, io sono felice di, avere, di avervi qui stasera e sono felice di, 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 di vedervi, insomma, così. E... E numerosi e ringrazio il, il, il vescovo per aver accettato il nostro invito e tutte insomma, e, e le autorità, no? e anche quelle civili, insomma, tutti coloro che sono, che sono qui presenti. E devo dire che l'arrivo di, di questi ragazzi nel nostro territorio, spiegavo l'altro giorno con un post, no? e, ha dato davvero alla comunità una luce nuova. Eh, ha dato una, alla comunità una luce, una luce nuova e eh, 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 devo dire che la, la cosa bella è stata eh, eh, l'accoglienza che hanno ricevuto dai nostri di ragazzi. Eh, appena sono arrivati eh, la cosa che li ha proprio eh, accomunati non è stato, insomma i ragazzi nostri non li hanno eh, visti come eh, qualcosa di esterno, di estraneo ma si sono messe a giocare a calcio con loro per dire, no? quindi hanno cercato di trovare subito un punto di collegamento. E allora questo è per dire che è necessario dare a chi arriva un'opportunità, un è necessario dare a chi arriva accoglienza. Io penso che Pianopoli sia un paese davvero speciale da questo punto di vista. Pianopoli accoglie apre le porte e davvero apre le braccia. È difficile, insomma, che rimanga fermo e rimanga, diciamo, inerme di fronte ad una difficoltà di un altro. Che quando, se pensiamo che quando mandiamo su un motorino un ragazzo, non ci rassicuriamo che abbia il casco, che abbia tutte, tutte le protezioni. E quindi a pensare queste mamme che pensano i loro figli su un barcone, su una barca, su qualunque mezzo così eh, spartano e, e sperare che arrivino vivi dall'altra parte, io credo che sia un gesto di assoluta speranza. No, io non so nemmeno come definirlo. Grazie a Valentina Cuda e come avete potuto ascoltare anche delle, dalle sue parole, oggi poi assumono un'importanza particolare perché purtroppo la Calabria è testimone di eventi tragici. Lo siamo stati con Cutro e purtroppo in questi giorni con Roccella Ionica, e quindi aprire le braccia di fronte a queste cose è così importante. E lo fa Iride ed Enea, che qui questa sera sono rappresentate dal presidente Antonio Nirello, al quale chiediamo una testimonianza. Ringrazio per l'ospitalità che ci ha dato, in primis, il comune di Pianopoli. Con la sindaca Valentina Cuda, dove ha creduto in questo bellissimo progetto dell'accoglienza, dove siamo partiti prima con il progetto di, prima, di seconda accoglienza e ora eh, con l'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati. Come diceva il sindaco, è stata una cosa meravigliosa perché eh, non se l'aspettava nessuno. Ci abbiamo creduto tantissimo in questo progetto e alla fine ci siamo riusciti. Stiamo lavorando su tutto il territorio della provincia di Catanzaro. Io ringrazio i miei coordinatori che sono sia Prestigiacomo che dovrebbe essere presente e Ilaria dove si occupano dei vari due progetti e tutti i ragazzi miei, posso dire miei, che sono ospitalità e si stanno comportando bene. Cerchiamo di dare un contributo sul territorio molto migliore e cercheremo di fare ancora numerose attività. Beh, un ringraziamento doveroso anche da parte mia eh, a nome dei, dei miei ragazzi della, della Croce Rossa per, eh, per averci reso partecipi di questa, di questa bellissima iniziativa. Eh, Un'iniziativa eh, di cui ringrazio in primis il, il, il sindaco, sempre attenta a problematiche di, di, di ordine sociale. Un sindaco che non, non vive rinchiusa in una torre d'avorio eh, rappresentata dalla Casa Comunale, ma eh, vive la realtà che, che amministra e giustamente deve rendersi conto eh, personalmente delle persone con cui, con cui ha a che fare. Quindi sindaco, grazie innanzitutto per questo suo approccio umano. Alla, alle, alle vicende di questi ragazzi che vengono da così lontano. Presidente Mirello, a Iolanta Bondira, la quale è, è la persona che ha ideato questa, questo tipo di accoglienza e che ha voluto che l'accoglienza fosse realizzata eh, in, questa, in questa maniera, dando attenzione alle persone. E poi. Grazie anche al, a Sua Eccellenza eh, Monsignor Parisi, perché eh, anche la Chiesa deve essere una Chiesa di frontiera, come, eh, come dice Papa Francesco, una Chiesa che vive eh, la socialità, che vive la problematica degli ultimi, dei più poveri e quindi eh, la presenza di, di Sua Eccellenza qui a Pianopoli oggi penso che sia testimonianza di quanto appena detto. Oggi ha lavorato tantissimo, un lungo viaggio. <ride> No, no, si rimane, si rimane sempre, sempre direi in forma. Beh, Io l'anno scorso l'ho vissuta pure questa esperienza. Guardavo quei ecco ragazzi che sono a fianco di altri ragazzi. E li guardavo perché le ho visti interessati a sapere quello che noi diciamo di loro. Ebbene, ecco, proprio perché Pianopoli ne ha fatto di queste. Che diciamo, di motivi di accoglienza e molte altre considerazioni ha, diciamo, ha creato situazioni in cui Pianopoli ha dimostrato la sua generosità. E allora dico che è bene continuare perché in questo modo si cresce in una società che ci auguriamo diventi corresponsabile della vita. Cioè i giovani che arrivano o i giovani che accolgono chi arriva si dovrebbero sentire uguali, si dovrebbero aiutare reciprocamente. Però è la cultura che si deve creare, cioè quello di, di togliere via l'individualismo, che è imperante anche nei giovani, cioè vedere solo le proprie cose, quello che interessa per essere costruttori di una famiglia dove ci sono ecco, persone pure diversi nel colore, ma animati da un unico desiderio, quello di crescere come persone, di essere rispettati e di abituarsi a rispettare. L'Avvocato Parisi prima diceva che la nostra sindaca non sta chiusa nella casa comunale noi la ringraziamo particolarmente perché siamo una piccola comunità, ma lei poteva restare chiuso nella sua casa da vescovo e non venire da noi e invece è qui a testimoniare che la chiesa è veramente di frontiera, come diceva l'avvocato, ma che lei ci tiene alla sua diocesi. Grazie veramente. Beh, certamente vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto che ho accolto volentieri perché qui si tratta di eh, dimostrare quello che siamo sostanzialmente fratelli. Per cui ancora trovo grande difficoltà quando eh, si presentano le persone come raggruppate all'interno di schieramenti di vario tipo, perché noi mh, anche per la nostra storia eh, regionale, per la, la storia che appartiene a tante nostre famiglie, a tanti nostri parenti che si sono dovuti spostare da questa terra e che purtroppo ancora continuano ad abbandonare questa terra per andare da altre parti, noi diciamo portiamo segnata nella nostra carne da una parte eh, diciamo, la tragedia dell'allontanamento del, dell e dall'altra parte portiamo però anche segnata nella nostra carne la bellezza e la capacità di accogliere gli altri, cioè quello che chiamiamo, eh, ce ne facciamo vanto della nostra ospitalità. Per cui non c'è motivo di, ecco, di, come dire, di meravigliarci di fronte a, questi, eh, a queste persone che vengono presso di noi, certamente in difficoltà, fuggono da situazioni difficili, di guerre, di mancanza di lavoro, comunque di ingiustizia e qui trovano certamente persone accoglienti, persone che sono mh, guidate cristianamente dalla, da una solidarietà che è riconoscersi dentro un unico progetto, che è il progetto dell'amore di Dio e poi anche persone che sono disposte ad insegnare a quelli che vengono qui a riscoprire attraverso il lavoro, a insegnare un lavoro, un'occupazione, a riscoprire la dignità che loro già hanno, ci mancherebbe altro e che a volte devono poterla recuperare, arrivare alla consapevolezza e poi mostrarla con tanta semplicità. Quando il paese, la comunità che accoglie, riesce ad entrare dentro questa logica di coinvolgimento, di, ecco, di integrazione, ma forse ancora di più proprio di spirito di collaborazione, e allora lì non solo viene onorata la persona umana, ma viene anche onorato ed espresso il senso vero. Di, della appartenenza ad una comunità viene onorato lo sforzo di costruire una comunità, una comunità di uomini, una comunità di persone che, soprattutto oggi, con eh, la capacità che c'è, la possibilità che c'è di mh, superare i confini, ecco, non dovrebbe appunto fare meraviglia a nessuno. Il mare mediterraneo che è la culla della nostra, della nostra cultura, della nostra civiltà, questo mare è sempre stato e deve essere, a mio modo di vedere, considerato come un elemento che non divide dall'altra parte, inseguendo un sogno, inseguendo una speranza e soprattutto Inseguendo la volontà di realizzare un progetto di vita, la giornata del rifugiato in questo periodo assume un'importanza forse più intensa di quella che sarebbe stata se non ci fossero stati degli eventi così difficili. Sì, certamente, perché purtroppo, ancora una volta in questi giorni, dopo la strage di Steccato di Cutro, stiamo assistendo all'altra strage di Roccella Ionica e considerare il mare mediterraneo che è un po' il, il liquido amniotico della nostra, della nostra cultura. Lì, sulle sponde del Mediterraneo, è, è nata la nostra, sì, la, proprio la considerazione, la visione nostra del mondo, è stata consegnata tra l'approccio la, diciamo, che abbiamo avuto alla, alla mondo, attraverso il mondo biblico, attraverso il mondo greco, poi, poi tutto l'universo arabo che eh, diciamo, si sono messi insieme per, proprio per eh, costituire questa, eh, questa, questa cultura nostra e vedere questo, il mare mediterraneo che è sempre stato un mare di unione e mai di divisione come grande cimitero è davvero uno strazio. È uno strazio perché ci sono invece alcune persone che dovrebbero Venire qui in modo, modo sereno, dovremmo fav favorire questi arrivi in, in Italia per dare la possibilità a um, queste persone che magari fuggono da situazioni di guerra, situazioni difficili, avere la possibilità di inseguire un sogno, una speranza, ma soprattutto la possibilità di realizzare il loro progetto di vita. E dobbiamo dire come è stato anche per. Eh, Tante persone di questa terra che sono andate altrove che ancora oggi purtroppo sono costrette ad andare altrove, come è stato per tante persone delle nostre famiglie che nel passato hanno varcato non solo il Mediterraneo, ma anche l'Oceano per poter avere per loro e per la loro famiglia la possibilità di vivere una esistenza dignitosa. Monsignore. La presenza della Chiesa nell'accoglienza, dove però molti degli ospiti sono di un'altra religione. Tanti se lo chiedono questo. L'apertura che anche lei dimostra qui oggi verso questi ospiti che non sono cristiani. Sono persone, sono persone umane, siamo persone umane. Per cui, diciamo, l'appartenenza ad, ad una religione che a volte è legata a determinazioni storiche in alcuni contesti geografici, eh, non, non, non fa problema per eh, aprire il cuore ma anche le possibilità dell'accoglienza, perché appunto la persona umana possa arrivare alla consapevolezza della propria dignità ed esprimersi con tutte le potenzialità che ha per la costruzione del mondo. E dentro questo mondo non ci siamo solo noi, ci siamo tutti giusto con, come diceva Papa Francesco, eh, invitandoci a considerarci fratelli tutti. Sindaca, il suo è un paese che non è nuovo all'accoglienza. No, Pianopoli eh, accoglie, accoglie perché lo fa con braccia, a braccia aperte lo fa con il cuore e, e non pensa nemmeno di farlo come un evento eccezionale insomma è la normalità e io sono fiera di questo, insomma sono orgogliosa del mio paese perché accogliere è proprio dare un'opportunità in questo caso credo che sia ancora più potenziata no, questa, eh, questo modo di fare questo atteggiamento che ha la popolazione eh, io penso che eh, quando qualcuno arriva è, è giusto è, è giusto dare, dare insomma è, aprire le porte e dare delle, del giusto sostegno il giusto supporto è. La sua comunità ci crede come ci crede anche l'Interland perché l'evento lo scorso anno è partito in Sordina, adesso si è saputo che c'è la eh, festa del rifugiato e c'è tantissima gente che è venuta anche da fuori questo è un segno importante è un segno importante perché bisogna partire dalle, dalle piccole cose per, dare, eh, rilevan per, per mettere in risalto delle grandi cose. Eh, bisogna, eh, ognuno è necessario che agisca eh, in un modo, o piccolo o grande che sia, basta che dia il proprio apporto. Soltanto se ognuno di noi dà il proprio apporto allora si riuscirà a costruire qualcosa di grande. Presidente Nirello uh, prosegue questa attività avviata ormai da qualche anno e dà sempre più soddisfazioni? Sì, eh, ne dà parecchie perché, come dicevo prima, siamo in un paese come Pianopoli, dove ci, accol ci ha accolto, ci sta accogliendo e soprattutto nemmeno un mese fa. Abbiamo presentato il progetto dei minori stranieri non accompagnati, che è una bellissima realtà di minori, che il sindaco l'ha voluto e ci è tenuto insieme alla popolazione ad ospitarli sul territorio. Noi siamo una cooperativa che siamo nati nel 2017. Sì, avevamo il progetto di, prima, di seconda accoglienza, dove il comune di Filadelfia era il capofila, con il sindaco sempre Anna Bartucca, che è un altro comune per l'accoglienza e poi si sono, si sono aggiunti gli altri comuni come Pianopoli, Platania, Conflenti, Francavilla. Sono comuni che fanno accoglienza però sempre nell'unico progetto dove siamo la cooperativa Enea a gestire insieme alla cooperativa Iride. E poi dopo la prima parte, con la seconda accoglienza, sono arrivati questi minori. Sì, è un progetto voluto altamente dal vicepresidente che sarebbe Iolanta Bondira dove ha puntato sull'accoglienza sull di prima accoglienza relativa ai minori e ad oggi stiamo avendo dei bei numeri su tutti i comuni della provincia di Catanzaro eh, dove noi daremo il massimo supporto ad accoglierli tutti quanti. Come passano le loro giornate questi ragazzi? Che cosa fanno? Quali sono le attività che avete previsto? Durante il periodo invernale la maggior parte dei ragazzi vanno tutti a scuola, poi il pomeriggio abbiamo siglato dei protocolli d'intesa con le associazioni del territorio e sono sempre a supporto delle varie associazioni del territorio. Quindi fanno lo sport, lo studio, teatro, possono fare. Tutto quanto, sì. Sono molto attive, molto presenti, soprattutto oggi, che è la giornata mondiale del rifugiato, perciò è la loro festa, dove noi, popolo italiano, li abbiamo accolti tutti quanti. Avvocato Parisi, questa è la sua prima uscita ufficiale come presidente della Croce Rossa, la sezione della Mezza Terme che raccoglie poi tutto l'Interland del Lamettino. E Lei ci ha tenuto ad essere qui per sottolineare l'importanza dell'attività che svolge in certi momenti la Croce Rossa? Certo, ci ho, ci ho tenuto particolarmente ad essere qui a, a Pianopoli perché la Croce Rossa è un'entità molto eh, variegata per quanto riguarda il suo impegno. Eh, Croce Rossa è solidarietà, eh, Croce Rossa è impegno sociale, Croce Rossa è sinergia con gli altri attori presenti sul nostro territorio, quindi eh, con le pubbliche amministrazioni, con le cooperative sociali, eh, che vivono la difficoltà delle persone più svantaggiate come eh, nel, nel caso mh, dei, dei minori non accompagnati o anche dei, dei migranti. E allora Croce Rossa ha inteso esserci, ha inteso eh, mettersi a disposizione eh, degli altri attori sociali, come dicevo prima, per eh, dare un, um, un aiuto eh, in termini di esperienza, per dare un aiuto in termini di eh, partecipazione, per dare un supporto fattivo a, ai nostri partner con cui ormai da parecchio tempo eh, collaboriamo in maniera molto fruttuosa. Che significato hanno delle giornate come quella eh, nazionale del rifugiato? Eh, hanno un significato particolare perché giornate come questa non sono soltanto eh, giornate eh, dedicate al volontariato soltanto giornate dedicate ad aiutare gli altri, ma sono anche espressione di una grande partecipazione democratica, eh, perché la sussidiarietà che attualmente eh, viene portata avanti praticamente da tutte le forze politiche del nostro arco costituzionale impone al, agli enti pubblici, impone alle pubbliche amministrazioni di rendere partecipi eh, chi è più vicino. Alla, alla problematica da, da risolvere per attingere esperienza, competenza e savoir-faire. Mi chiamo Kante Sidney. Quanti anni hai? Ho 17 anni. Quando sei arrivato in Italia e come sei arrivato in Italia? Allora, sono arrivato a febbraio, febbraio l'anno scorso, e sono arrivato con la barca. Da dove vieni? Da Mali. È stato difficile il viaggio? Eh, un pochino, un pochino. Ti va di dirmi qualcosa di questo percorso che hai fatto dal Mali fino ad arrivare in Calabria? Beh, sulla strada erano tante persone cattive, sicuro. Eh, da Algeria, so, quando non hai soldi ti stancano, eh, è molto difficile così. Una lunga storia, non so se possiamo parlare di tutto adesso. Qualcosa ce la puoi dire. In Algeria è stato il punto più difficile? In Algeria un pochino, perché non avevo tanti soldi per andare in Tunisia. Quando, quando non, hai, non hai soldi, hai fame, non hai una casone per dormire e non c'è il genitore, non conos conosci nessuno. Non è facile così. Ma sei stato maltrattato, ti hanno picchiato, ti hanno maltrattato prima che tu arrivassi qui da noi? Sì, 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 a Tunisia sì. Le, eh, quelle che hanno le barche, mi hanno picchiato al mare, sì, per entrare nella barca, perché non era buono. Pensavo che era una barca, di, una barca grande, però era una barca di fera, e così, sì, piccole, tante persone. Quando dici no, non vado. Ti piccano vai, 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 così non buono. Tu hai pagato per entrare per, per viaggiare, quanto hai pagato? 2.000 euro, 2.000 euro. La tua famiglia è in mali, tu sei in contatto con loro? Hai la possibilità di parlare con loro? La mamma sì, la mamma, sì. solo la mamma. Con i... qualcuno di fratelli, sì. Anche i tuoi fratelli sono venuti in Italia? No, 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 sono solo qua. Come ti trovi adesso qui con... Oh con l'assistenza di questa cooperativa. Buono, tranquillo così, perché almeno qua ehm, rispettano i diritti, eh, ci abitiamo piano piano, sì. Che vorresti fare tu? Come vedi, domani dove vorresti essere? Dove vuoi andare? Che lavoro vorresti fare? Eh, secondo me tante cose, però eh, eh, lavorare in presidenziale, in politica. Ah. Politica perché, eh, c'è tante guerre nel mio paese, io sono un uomo di, come si dice, pacifico. Pace? Sì, pace, bravo. Quindi tu vorresti tornare in Mali per parlare di pace? Um, se c'è l'occasione, sì. Se c'è l'occasione.